un tarantolato. Dopo il tarantolato andiamo a pescare. Torniamo dove eravamo ieri col pastoratore. Pescata interrotta da una grandinata da paura. Aspetta che abbasso un po'. Dicevo, pescata interrotta da una grandinata da paura. E oggi torneremo in cima al faro dal porto a pasturatore. Vediamo un pochettino cosa succede. Più tardi ci raggiungerà probabilmente Massimiliano, che farà due lance a spinning. E vediamo. Siamo tutti. Eccoci qua, ci siamo messi proprio all'imboccatura dove entra l'acqua, diciamoci. Il canale si restringe, speriamo che ci sia più concentrazione di pesci, anche se ci credo poco. L'aria è frizzante, possiamo definirla frizzante. C'è anche un po' di neve nei monti e va bene così. Facciamo il primo lancio, siamo pronti, abbiamo montato la canna col pasturatore che è laggiù in fondo, attacco multi loop finale del 15 e vediamo cosa succede. Esca big gatto che è lì dentro. Prima cattura del giorno, voilà, uno sparlitto. La giornata si preannuncia da frittura. Secondo pesce. Io l'ho già vista, la faccio vedere anche a voi, voilà. Eccola qua, 42 grammi di roba. Però stanno uscendo a nastro e ci divertiamo. Nel frattempo... 20 di quelle ti fai la scatola. Belli bellino, i gatti sono contenti. Nel frattempo ci ha raggiunto il nostro amico Massimiliano, eccolo lì. Ciao. E un altro signore che andremo a spinning, vabbè. Loro due andranno a spinning. Speriamo di vedere qualcosa di grosso. Allora, è uscito un qualcosa di discreto. Infatti mi sono accorto, ha venduto veramente cara la pelle. Volevo tenerlo, però, visto che si è difeso con orgoglio. Eccoci qua. Gli ho dato una patata in terra che ormai... Vabbè, comunque ora poi lo... È laggiù. Aia, lo... aia, aia, aia. Mi sa che lo tengo. Volevo lasciarla andare, ma... Mi sa che lo tiro su, vabbè. Peccato, ho ucciso un pesce. Guarda, 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 guarda. Sta andando via, guarda, guarda. Ok, ok, ora lo slamo e lo rilascio. Per tutti quelli... Posso dire che lo rilasciamo andare, questo, dai. Altra bestia. E ora rilasciamo. Vai, vai, vai. Look, in acqua. Allora, Max. Come sta andando? Non benissimo, però. Cosa stai usando? Un gambero finto. Gamberetto. Però non per seppia, no? Sempre per... Lo sto facendo un po' muovere qui sotto. E prima c'è stato un passaggio di pescetti piccolini, piccolini, di laterini. Non so che non sono molto interessato. Io mi sto divertendo a sparli, ho preso un bel discreto saraghetto. Sto lanciando direzione prua di quella barca da evasori fiscali a metà canale. Ho clippato il mulinello a metà canale. E vediamo, dai, vediamo cosa succede. Dai, vogliamo vedere un bel branzinotto, a t'avviso. Anche io. Non sarebbe male. Ed ecco, è uscita anche l'occhiatina. Che mi ha mangiato il pasturatore sicuramente mentre andava giù. Hai fatto un solco con la pattura là. Beh, lì ci ho fatto, ragazzi, laggiù. Fra un po' escono fuori i bigattini. Lo sto pescando sempre nello stesso punto. Sto pescando veramente da professional. No Corrado, professional non lo batte nessuno. Però dai, forza e coraggio. Allora, ok. Allora, ci è venuto a trovare chi? Anche il cinese. Non sai pescare oggi? No, no, no. Come mai? Non c'è pesce? Ci sono tutti ancora pescerini. Lui va solo a pesci grossi. Ma te ne hai presi i branzini dal primo di gennaio a ora?
su 20 più o meno. In un mese, 20 branzini. Sì, vabbè, due grosse, solo due grosse. Su un chilo, un chilo e mezzo, 2,4 kg. Vabbè, dai, insomma, una macchina da guerra. Noi qua ci stiamo riempiendo gli sparletti. La carne qui, bella pronta. Ecco, ora mettiamo un po' in tensione la lenza. A dopo. Signore e signori, altra occhiata. Stanno uscendo pesci minuscoli, piccolini. Occhiate, sparli anche discreti, ora non tanto piccoli. Però so, nulla di da tenere per adesso. No, c'ho il gambero. Ah, ok, no. Allora, fai vedere, ve li cattura catturone questo. Più grosso degli altri. E lì si gira, ecco, un pochettino più grosso, guardate, in confronto alla mia mano di mezzo metro, guardate che bella che è. Ora poi si è incazzato, guarda. Lo slamiamo e lo rilasciamo. C'ha gli occhi rossi, cioè. C'ha gli occhi rossi, iniettati di sangue. Grazie a Max per il recupero che mi stava suonando il telefonino e l'ho messo un po' nella bratta. Va bene. Ecco un altro sparletto. Tutti della stessa misura, non c'è pericolo. Guardate che bello. Ora lo rilasciamo. Ah, e di uno che vedete ne prendo almeno 10 che non vi mostro, quindi mi sto veramente divertendo alla grande. Peccato che robetta piccola, ma va bene. Questo merita perché stiamo salendo decisamente di taglia. Guardate qua, addio. Ora tanto lo recuperiamo di nuovo. Sì, no, il più grosso sicuramente. Di come sparo, guardate un po', bella bestia, agitato come pochi, ma bello. Tanto ti rilascio, vai tranquillo. Bello. No, sti qua stanno girando come la merda nei tubi, tutta la mattina che vanno avanti e indietro, che non sanno neanche loro cosa fare. Va bene, rilasciamo lo sparlotto. Max, le hai provate di tutte oggi? Oggi sì. Hai provato tutti gli artificiali che hai di dentro? Sì, tu li ho usati tutti, guarda. Dal popper al pesce, al... no, all'uccellino, com'è che... L'uccellino lì, sì. Al gambero. Fantastico. Vabbè, via. Vabbè. Abbiamo preso dell'aria buona. Quello sempre, abbiamo respirato iodio. Ah, mi hanno sporcato gli storioni, sta fare. Non oggi, però. No, oggi. Oggi no. Decisamente no. E va bene. C'è con la barca, ora stiamo per prendere un incidente in diretta perché... Speriamo che affonda con la barca. Sì, ha rotto i coglioni a tutta Genova, anche in via 20 ne hanno risentito. Vittorio si è dovuto spostare perché ce l'aveva proprio lì davanti. Allora, peschi con pastoratore... E Bigattini. Terminale 011. E lì 011? Allora, poi andiamo sul divorzio, ti levo tutto. No, lascia. Tanto ora andiamo a casa. Va bene, dal porto, Massimiliano, Loxela e già che è arrivato anche Vittorio, vi salutano e vi danno l'appuntamento alla prossima avventura.